Pronto il nuovo piano anti-xylella, le misure contro il batterio killer ridisegnate dal commissario straordinario per l'emergenza Giuseppe Silletti, come da lui specificato, sono la fotocopia di quanto deciso dall'Unione Europea, la rimozione e la distruzione delle piante infette e di tutte le piante ospiti in un raggio di 100 metri lungo i 20 km di terreni al confine tra Brindisi e Taranto, manovre che eviteranno la diffusione del batterio killer nell'area a nord della zona contagiata. Bisognerà attendere l'ok della conferenza Stato-Regioni e il nuovo piano diventerà operativo a tutti gli effetti, salvo che, come accaduto con il primo piano sospeso dal TAR Lazio, non venga bloccato sul nascere. Le misure non riguarderanno in ogni caso il capoluogo salentino, dove la xylella ha provocato già l'essiccamento di molte piante, motivo per il quale non necessita un'azione di eradicazione su tutti gli alberi contagiati. Il Ministero alle politiche agricole è al lavoro in questi giorni per accelerare le procedure ed emanare, entro fine mese, l'atto formale per l'avvio degli interventi. Nel frattempo sono state raddoppiate le risorse per le aziende agricole salentine gravemente colpite dalla moria degli ulivi. Grazie alla mozione avanzata alla Camera da alcuni deputati salentini del PD pugliese, ieri la Commissione Agricoltura ha aumentato il budget fino a 21 milioni di euro, 1 milione per il 2015 e 20 milioni per il 2016. Sono stati stanziati inoltre 30 milioni di euro a sostegno del piano olivicolo nazionale emanato da Colomba Mongello, che avvierà una serie di misure necessarie allo sviluppo di questo settore.